delle Santa Marinella. Oggi pochi titoli all'ordine del giorno, ma notizie veramente importanti. Iniziamo con l'intervista al sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, alla luce della nuova assegnazione della spiaggia La Perla del Tirreno. Intervista al consigliere Minghella dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2016. Un resoconto della manifestazione di finale per l'attività dell'associazione musicale Litus che ha festeggiato i 10 anni di attività. Per finire, per concludere, un servizio sulla manifestazione del Rione Baldandini presso il Palazzetto dello Sport. Continueremo con le breaking news a cura di Maria Teresa Vitali, gli appuntamenti del weekend e i saluti finali. E veniamo adesso subito a parlare di Perla del Tirreno, da tanti mesi sotto i riflettori dell'opinione pubblica, sui social network tanti cittadini hanno espresso la propria opinione. Bene, stamattina l'amministrazione comunale ha proceduto alla commissione giudicatrice e ha verificato quindi le domande pervenute alla partecipazione per l'asta pubblica per lo stabilimento, ricordiamo, per un periodo che va dal momento della giudicazione fino al 30 settembre 2016. Sentiamo le parole del sindaco Roberto Bacheca. Questa mattina sono state aperte le buste per l'offerta per la Perla del Tirreno. Ci può dare qualche informazione in più, sindaco? Sono state aperte da poco, quindi le poche informazioni che posso darvi sono quelle che mi sono giunte per i corridoi, che è stata ovviamente affidata a un'azienda che ha partecipato. Ne sono state quattro quelle che si sono presentate all'apertura di oggi, quindi al di là delle favole come al solito di alcuni partiti di sinistra che come sempre non capiscono nulla dell'amministrazione né tantomeno di come si svolgono i fatti della città. È stata affidata a circa 110.000 euro. Peraltro avete indicato il bilancio di qualche giorno fa in cui ci hanno insultato solo per il fatto di aver detto che avremmo incassato 100.000 euro da questo tipo di bando. Quindi lo spieghiamo che ci siano i tempi veloci per iniziare l'attività e quindi rendere finalmente quel pezzo di spiaggia fruibile ai turisti di Santa Marinella e ai cittadini. Beh, è perfetto. Ci sono altre novità che la Giunta sta portando avanti? E molte, però piano piano con difficoltà, perché come al solito siamo nella palude di nulla osta sovraccomunali, siamo per concludere l'iter del sottopasso. Oggi abbiamo mandato l'integrazione all'Agenzia del Demanio per la sede comunale. Stiamo portando avanti un po' di progetti anche minori, abbiamo affidato 600.000 euro di asfalti che partiranno tra qualche settimana, spero un paio di settimane prima dell'estate, durante l'estate, comunque sono lavori non particolarmente impegnativi. Stiamo per approvare la variante per via delle colonie che si era rifermata perché esiste una variante, quindi dovrebbero sapere prima di dire cavolate alcuni consiglieri del PD che quando c'è una variante in fase di approvazione i lavori devono essere fermati. Comunque verranno riapprovate venerdì mattina e quindi potremo finire finalmente anche questa opera pubblica. Benissimo, grazie mille Grazie sindaco. a voi. E come avete sentito, il sindaco ci ha parlato anche di ulteriori attività dell'amministrazione comunale nei prossimi mesi. Oltre a lui abbiamo intervistato anche il consigliere delegato al bilancio Emanuele Minghella dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016. Sentiamo. Settimana scorsa abbiamo fatto il bilancio di previsione. Come accennato, abbiamo mantenuto tutti quanti gli impegni che abbiamo preso, soprattutto per quello che consideriamo la parte necessaria e essenziale dell'amministrazione, cioè mantenere quello che è il supporto del servizio sociale per quanto riguarda la scuola. Non abbiamo tagliato nessun tipo di costi. Nonostante le difficoltà che quest'anno sono avvenute, poiché uno dei principi contabili, il famoso 118, ha modificato totalmente i modi di poter pensare il bilancio, di questo ne abbiamo parlato diverse volte, in cui i bilanci di previsione che prima venivano fatti su quello che erano delle previsioni di entrata, oggi devono essere fatti su quello che sono delle certezze di entrata. Perciò su quello che è l'incassato e non più su quello che oltre che si pensava di dover incassare, ma che erano dei crediti necessari per poter coprire poi delle poste di bilancio, abbiamo perciò deciso di indirizzare le risorse su quello che sono proprio l'essenziale per l'attività amministrativa e soprattutto su quello che veramente consideriamo non può mai mancare all'interno della vera e propria amministrazione, cioè quello di assistenzialismo nei confronti dei bisognosi. Assolutamente non abbiamo toccato quello che è la parte dei costi per le domande di servizio individuale. Che cosa sono questi? Sono le mense e lo scuolabus. Il nostro bilancio e soprattutto questi servizi sono tra i meno costosi su quello che è il comprensorio.
Ricordo a tutti che per darti un'idea, su 300.000 euro di costo di mensa, noi ne copriamo con quello che sono i costi dei voucher, mensa, eccetera, eccetera, solamente 80-100.000 euro. Questo significa un impegno importante da parte dell'amministrazione non far gravare ulteriormente su quello che sono le tasche dei nostri cittadini. Inoltre, su questo abbiamo sorriso più volte, ma in realtà la nostra amministrazione sono 3 anni che abbassa le tasse. C'è stata una piccola polemica sull'aumento della ammontezza famosa Tari. In realtà abbiamo visto che è arrivata a casa quasi a tutti la rateizzazione e l'aumento è veramente minimale, parliamo veramente dell'ordine dei 5-10 euro rispetto all'anno precedente. Però voglio ricordare che quest'anno, per varie particolarità, perché quando io dico che i tributi locali vanno visti nell'insieme, paghiamo una tassa a meno, una tassa che ha pesato mediamente 100-140 euro a famiglia, che è la vecchia TASI. Ciò significa che anche per il 2016 le tasse, i tributi locali sono inferiori rispetto all'anno precedente, perciò i nostri cittadini residenti pagheranno meno dell'anno scorso. Ricordo sempre che per quanto riguarda un'altra imposta, che è l'addizionale comunale, in cui tutti quanti i comuni in limitrofi hanno lo 0,8, noi abbiamo solamente lo 0,2, perciò abbiamo una pressione fiscale molto molto contenuta e cerchiamo, e questo almeno finché io sarò delegato al bilancio non ci saranno e non faremo del tutto per far sì che non ci siano aumenti di tasse. La Litus ha festeggiato i 10 anni di attività appunto dell'associazione musicale che svolge la propria attività presso il liceo scientifico di Santa Marinella. Dopo le giornate dedicate alla musica classica celebrate il 2 giugno presso la chiesa di San Giuseppe, è stata la volta della giornata conclusiva presso il Parco Martiri delle Foibe. A collaborare con la Litus la scuola Danzero di Tiziano Orsomando e una caratteristica esibizione anche dei ragazzi della Stella Polare di Santa Marinella. La manifestazione che si è svolta presso il Parco Martiri delle Foibe ha ottenuto un grandissimo successo, ovviamente nel Santa Marinella era presente, vediamo alcuni estratti. Duilio Galioto, insegnante di pianoforte moderno, attualmente in tournée con Daniele Silvestri e credo che non sia una piccola cosa. Fabio Caponi, insegnante di basso. Alle mie spalle Roberto Pizzo, chitarra. Alle mie spalle Salvatore Mennella, batteria. E alla mia sinistra Fabio Mancin. Ah, io sono Alessandro Pitoni, insegnante di... Grazie a tutti, siamo stati veramente bene, siete proprio tantissimi, ho visto le macchine parcheggiate fino in fondo e l'Eurospin era pieno, era una cosa bellissima, una cosa riuscitissima proprio in pieno. Io volevo ringraziare a tutti quanti, e la Stella Polare è una delle associazioni, è una della associazione, l'unica associazione a Santa Marinella con ragazzi diversamente abili. E i progetti, quelli che facciamo, sono indirizzati direttamente a loro. Questo è una parte di un progetto fatto con la Litus di Santa Marinella, un progetto che si chiama Guardami con i miei occhi, è fatto dai ragazzi, e all'interno di questo progetto c'è anche la floricoltura, che come avete visto c'è giù la serra, qui ci sono tutte quante le attrezzature, le cose, i ragazzi fanno anche riabilitazione equestre, fanno e cucina, hanno fatto, non so se avete visto su Facebook, un po' di fotografie di pizze, pizzette, panini che preparavano i ragazzi e tutto qua, e attività manuali in genere. E un altro progetto che mi viene proprio veramente a cuore, questo qui, che quest'anno non si è potuto fare anche perché il lavoro che stiamo facendo è veramente grosso. Si chiama La Traversata per una Stella, voi l'avete sentita nominare. Quest'anno non l'abbiamo potuta fare anche perché i lavori
vanno avanti, perché è molto, molto faticosa quella che, ve lo dico adesso già, un altro anno sicuramente faremo la nuova traversata. Gli allenamenti sono duri, perché partiremo da Monte Carlo un altro anno, quindi gli allenamenti stanno veramente procedendo a buon ritmo. E un ringraziamento va al nucleo sommozzatori, naturalmente, che volevo anche, anzi volevo fare un forte applauso per il nucleo, perché sta facendo un lavorone anche con i nostri ragazzi non indifferente. Va ringraziato anche la compagnia per cuoco di Santa Marinella, che a breve inizieremo il progetto anche con il teatro, e come già abbiamo detto prima, il 22 di luglio saremo qui sopra questo palco insieme con la compagnia per cuoco e i ragazzi della Bombetta per una nuova scena. E allora, che dire adesso? Io volevo fare un ringraziamento naturalmente per questo progetto di musicoterapia. Un ringraziamento va fatto alla musicoterapista Valentina, se per favore viene sopra. A Francesca, la nostra cantante, e alla nostra assistente Clorinda. Nostra Valentina. Dov'è Clorinda? Ecco, è lì. Hanno fatto un lavoro. Ecco anche Clorinda, la nostra assistente, con i ragazzi, che è sempre accanto a loro. Hanno fatto un lavoro veramente assiduo in tutte quante le settimane, anche nelle feste, che è stato veramente bello, proprio come avete visto nel nostro spettacolo. E proprio per questo volevo fare un piccolo omaggio floreale per queste ragazze. E questo è uno delle composizioni che i ragazzi fanno insieme al nostro tecnico Giulio Meloni, che è qui con noi alla Ritus, che almeno lo portano sopra alla loro sede e lo coltiveranno per tutta quanta la cosa. Grazie, grazie ancora a tutti. Un ultimo momento. Anche noi abbiamo un piccolo omaggio floreale da fare alla nostra Tiziana. Sì, potete venire uno per volta, grazie per le bellissime coreografie. È poca cosa, però, per il lavoro che avete fatto voi. La collaborazione con voi è stato un regalo, grazie. Io ringrazio tutti, noi tutti siamo fortunati perché lavoriamo con i giovani, e chi lavora con i giovani poi si tiene giovane. Concordo. Viva la musica e la danza. È musica e la danza, che sono due cose correlate. Benissimo, un altro omaggio floreale alla nostra presentatrice. D'ora in poi sarà la nostra presentatrice ufficiale. Guarda, non fuggi più Alessandra. Grazie veramente per averci dato, allietato questa nostra giornata, questo nostro evento musicale. E grazie tantissimo a Tiziana per il bel lavoro svolto. Veramente ci avete fatto emozionare con le vostre coreografie. Benissimo. Io a questo punto, i fiori li tieni? Grazie Fabio, io penso che la collaborazione fra tante realtà sia il punto fondamentale su cui partire, quindi più si collabora in queste bellissime cose, musica, danza. Noi di Tele Santa Marinella ci siamo sempre, io in particolare ovviamente ho sempre piacere di essere con tutti voi, quindi grazie per i fiori, graditissimi. E parliamo adesso del Rione Baldandrini, che ha conquistato il primato quest'anno di aver portato in scena fuori all'esterno del Teatro Romano lo spettacolo del laboratorio di Zelig. Gli artisti si sono esibiti presso il Palazzetto dello Sport sabato 11 giugno. Vediamo il servizio realizzato da Alessandro Fiorucci. Pubblico di Santa Marinella, buonasera. Mi metto di qua? Forse è meglio di là, mi sentite di più? Mi metto in centro?
No, che sono Dardina, sono indecisa, ma la fortuna mia è che non trabella. Trabella? No, è che io mi voglio sentire libera di stare ovunque da nessuna parte. Di sì e penso di no, di no e penso di sì, da lei vuole stare qua, tornate qua per poi pensare a due palle. Me ne potevo restare là? Stasera vado al cinema? Boh. Forse è meglio restare a casa che fa freddo? Beh, ma il cinema c'è sta quell'aria calda, sì. A me non mi piace che decidi, non so se sei visto. Sarò pure dispettista, ma sai che ti dico? Sti cazzi? Pensa se mi scappa o uscire anzitempo se il film non è di gradimento? Ma insomma che faccio sto giro? Lo invito o non lo invito? Boh. E se c'è che invece prova? E se invece non c'è prova? Certo se non c'è esco sto rischio non lo corro. E se c'è prova io gli rispondo. Gliela do o non gliela do? Boh. E se io non penserà che sono una puttana? Se non gliela do penserà che non mi piace? A me fai sto giro? Mi piace? Boh. E poi il dottore si ammalò e poi niente, il dottore si ammalò, punto. No, perché se no dice il dottore si ammalò, invece dice proprio il dottore si ammalò, secondo me è morto. Ma quale morto? Se no ti hanno detto il dottore si ammalò e morò. No, morì. No, morò, morò. E invece dicono il dottore si ammalò, ammalabaccio e cicco. Ma volete vedere che sto dottore è morto per davvero e le ultime parole che ha detto sono stati i nostri tre nomi? Cicci, ma tu dici tipo maluccio proprio. Ma quale maluccio? Spinnacchiato, non è morto. Ma perché non è morto non lo sappiamo, che si ammalò è sicuro. E se si ammalò è per colpa nostra. Ma tu dici perché abbiamo fatto amore, capita del dottore. Bene, come avete potuto vedere, la serata è stata veramente una serata brillante all'insegna della comicità. Oltretutto, alla fine dello spettacolo è stato anche posizionato un bussolotto e gli spettatori hanno lasciato un contributo per l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Santa Marinella. Nonostante ciò, il Rione Valdambrini ha espresso qualche giorno a seguito una nota di rammarico nei confronti dei concittadini di Santa Marinella che non hanno partecipato allo spettacolo. Si sono registrati infatti all'incirca 150 spettatori su un pubblico previsto molto maggiore, molto maggiore dal momento che appunto lo spettacolo era un primato assoluto per quanto riguarda la regione Lazio. Note di rammarico che portano i rionali dalla Maglia Verde a ritirarsi e non partecipare alla giornata della sfilata dei carri allegorici del 10 luglio. Ci auguriamo che da qua al 10 luglio il Rione faccia un passo indietro e cerchi, trovi le risorse per poter partecipare alla sfilata come tutti i Rioni. Comunque non mancheremo la prossima settimana di intervistarli e di dare un piccolo anticipo su quello che sarà la sfilata del 10 luglio 2016. E adesso la parola a Maria Teresa Vitali per le Breaking News. Benvenuti telespettatori di Teresa Marinella alla notizia in breve. Allora, sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l'anno 2016-2017 e l'iscrizione appunto ai seguenti servizi: mensa, scuola, bus per scuola, asilo nido e esenzione. I moduli potranno essere tirati presso l'ufficio della pubblica istruzione in via Garibaldi 16 nell'orario di apertura al pubblico, quindi la mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 del lunedì al venerdì e il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 il martedì e il giovedì. Oppure scaricati dal sito del comune di Santa Marinella, nella sezione autocertificazione, alla voce modello PDF. Il modulo dovrà essere consegnato dall'ufficio protocollo generale in via Aurelio 455 il 30 giugno. Allora, seconda notizia, raccolta firme per 6 visiti referendari e una petizione popolare su scuola, beni comuni, trivelle e inceneritori. E gli elettori interessati possono presentare la sottoscrizione muniti di nome e documento
e di riconoscimento Lungomare Marconi 101. E la raccolta firme terminerà il 21 giugno 2016 alle ore 12:15. Inoltre vi ricordo le firme appunto per il referendum Italicum in scadenza il 30 giugno 2016. Vi volevo ricordare appunto il parcheggio a pagamento a Santa Severa e dalle ore 8 alle ore 22, già in corso, quindi dal 1 maggio al 30 settembre 2016, e appunto il pagamento del servizio può essere effettuato tramite Telepass o pagamento tramite telefono cellulare. Tutte le informazioni si possono trovare sulla home page del sito del Comune di Santa Marinella e il link parcometri. Poi un'altra notizia appunto per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale. Tutte le informazioni si possono trovare al numero verde 800 00 11 33 oppure sul sito della Regione Lazio. Per oggi è tutto, alla prossima settimana. E salutiamoci non prima di sapere cosa accade nella nostra Perla del Tirreno durante questo weekend. L'appuntamento è subito per giovedì alle ore 11 presso il castello di Santa Severa. Si terrà la conferenza stampa a cura della cooperativa Coop Culture, che gestisce appunto i servizi museali per il comune di Santa Marinella, che presenta il calendario delle manifestazioni denominate Estate in Blu. Sempre giovedì 16 giugno a partire dalle ore 18 il progetto Arte Diffusa a cura del consigliere comunale Andrea Passerini vi aspetta al Parco Kennedy a seguire le giornate marconiane. Mentre invece venerdì 17 di giugno alle ore 21 torna il tradizionale appuntamento con il Festival della Cultura Russa, quindi l'appuntamento è nel consueto luogo di Piazza Trieste, dove si potrà assistere ai folcloristici balli appunto della cultura russa. Mentre sabato 18 giugno l'Associazione Culturale Spirito Libero vi aspetta per una cena di beneficenza in collaborazione con l'Associazione di Cacciatori. Il ricavato della serata andrà per coprire parte delle spese mediche a favore di una bambina della Sardegna che l'Associazione ha conosciuto diversi anni fa in quanto ricoverata presso l'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella. Appunto la bambina che salutiamo anche da parte di Tele Santa Marinella, ciao Giovannina, necessita di cure importanti negli Stati Uniti e grazie anche a parte del ricavato della festa di quest'anno ma anche degli altri anni appunto cerchiamo di dare una mano a questa famiglia. Concludiamo con lunedì 20 giugno presso il ristorante Da Icoretto il Rione Alessandri aspetta tutti per una degustazione di pizza e per appunto raccogliere le adesioni per la già citata sfilata dei carri allegorici del 10 luglio. Per questa settimana le notizie terminano qui, grazie per l'ascolto, ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.